E in letteratura? Ci siamo lasciati nell'ultima puntata, dopo aver ripercorso alcuni punti della storia che accompagna la figura della strega e soprattutto le ragioni profonde dietro alla sua persecuzione. La strega è stata nel corso dei secoli utilizzata per differenti scopi, a volte come semplice interprete di se stessa, a volte con connotazioni benigne o maligne e quasi sempre come simbolo che si riferisce ad altro. E questo altro è interessante da osservare. In età classica era una figura a volte eroica, tragica, potente e che possiamo definire positiva e non assumeva preventivamente un'accezione negativa. In altri casi era invece malvagia, era l'antagonista. Insomma, era una persona e come tale assumeva uno spettro molto ampio di rappresentazioni. Dopodiché, proprio come è avvenuto storicamente, le cose sono decisamente cambiate. Se fino all'Ottocento la figura della strega quasi sempre coincide con sentimenti negativi, l'impersonificazione stessa del male, da quel momento in poi inizia una nuova fase. Il tema della strega offre spunto per una riflessione sulla figura della donna, o come simbolo dell'oppressione sotto diverse forme in maniera più universale, ma la cosa che accomuna numerose culture e momenti storici è proprio l'avere questa figura come archetipo. Un altro aneddoto iniziale che penso vada aggiunto è che non sempre la sua figura è stata delineata aderendo a dei contorni netti e definiti. Per questo nella storia della letteratura la figura della strega e quella della maga sono spesso intrecciate tra di loro, partendo da Medea, che è al tempo stesso una sacerdotessa di Ecate e una guaritrice o anche avvelenatrice, passando per Circe, fino ad arrivare alle figure di Alcina e Morgana nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, l'Armida della Gerusalemme liberata di Tasso o l'Adone di Giambattista Marino con Falsirena. La strega si è sostituita o fusa o accostata a molteplici figure, come avevamo già visto nei miti che abbiamo affrontato come parte 1. E questo ci porterà molto presto a ragionare su come troppo spesso le loro storie siano state scritte dagli uomini, ma prima di diventare pesanti e prima di aprire anche questo capitolo, iniziamo ad esplorarne alcune. Partirò da una maga che ultimamente mi è diventata molto cara, ovvero Circe. La prima è la celebre maga dell'Odissea, che trasforma i compagni di Ulisse in porci. Per liberare i suoi compagni, l'eroe di Itaca finge di piegarsi ai voleri di Circe e rimane con lei per un anno intero. Circe era una vera e propria predatrice, che è la connotazione primaria attribuita al suo nome nei tempi moderni. Ha stregato gli uomini con la sua bellezza e con il suo atteggiamento gentile e tenero, accogliendoli a casa per riposare e riprendere le forze, quindi con un gesto di accoglienza, un gesto gentile, un gesto che di solito viene spontaneo. Ma il suo fine vero era quello di maledirli con improvvise metamorfosi, trasformandoli in bestiame. Solo lo stesso Odisseo, con l'aiuto di Hermes, sfuggì alla sua trappola e naturalmente, dopo aver superato il suo incantesimo, minacciò Circe con una spada, finché lei non lo placò con il sesso, facendoci capire che forse non era così poco saggio trasformare tutti gli uomini che arrivavano in animali innocui. Non sto dicendo che Circe avesse necessariamente ragione, ma diciamo che esprime una piccola spina di gratificazione per la trasformazione di quegli uomini schifosi in maiali letterari e nel quale forse tantissime donne in fondo si riescono a rivedere. Insieme a Circe nascono anche una serie di figure che sono molto legate alla natura, agli animali e all'accostamento del potere magico, dell'esperienza magica con gli animali e la natura. Molte streghe sono infatti tradizionalmente raffigurate a cavallo, di capre, di caprone, e proprio questo è l'animale associato al demonio e prima ancora ovviamente a Dioniso e a Bacco. È affascinante scoprire quanto la mitologia sulle capre e le streghe abbia influenzato la letteratura, ma ora faremo l'ennesimo balzo avanti e passeremo alla figura di Medea. Medea è invece la regina dei Colchi, è anche la donna che si innamora di Giasone quando questi giunge in Colchide alla ricerca del vello d'oro. Medea è emblema della passionalità, della vendetta e della magia naturale. È una donna potente perché conosce, lei sa, cioè è depositaria di un antico sapere magico di impronta femminile.
Quando Giasone le preferisce un'altra, Medea non esita ad uccidere la rivale in amore e i suoi stessi figli. La tragedia venne narrata da Euripide e poi anche da Seneca e molti altri. Medea riassume in sé tantissime forme che vengono poi attribuite alla strega. Ecco lei che viene trascinata dalle passioni da un lato, ma è anche l'impersonificazione stessa della sapienza. Quindi è una donna complessa, sfaccettata, è una vera e propria strega, nel senso più profondo che questo termine assume. E visto che l'abbiamo già citata, come non parlare di Ecate? Ecate è una figura importantissima nel mondo delle streghe. È la dea preellenica degli inferi, raffigurata con tre teste o tre corpi. Medea la invoca durante l'esecuzione della sua vendetta contro Giasone e la sua nuova sposa, poiché è la dea rinomata per la magia nera e la stregoneria. Inoltre Ecate è associata alla luna e Medea è considerata una sacerdotessa del culto dedicato all'astro. Ecate è diventata anche il simbolo della luna nelle tre fasi, crescente, piena e calante. Nel Macbeth di Shakespeare, Ecate compare proprio come la regina delle streghe. Nel mondo classico, le figure stregonesche sono poi numerose. Ritroviamo le Erinni, dei quali si parla nell'Eneide, la Caneide, detestata da Orazio e che ritroviamo anche nel Satiricon di Petronio o nelle Metamorfosi di Apuleio, e la maga Eritto, nei Farsalia di Lucano, ripresa anche nel nono canto dell'Inferno di Dante e nel Faust di Goethe. Dal mondo classico poi invece ci spostiamo più a nord, precisamente in territorio celtico e in territorio britannico. Morrigan è che nelle fonti più antiche citata anche con il termine irlandese antico Morrigu, appartiene al vasto e multiforme pantheon celto-britannico. È una delle più importanti divinità irlandesi, una delle furie guerriere dei miti fortemente associato alla guerra, alla morte e al fato. Sono frequenti gli accostamenti con altre figure del divino, quali Bab Gata, Maka e Nemain, con le quali condivide moltissimi caratteri fondamentali. Molti studiosi sono giunti alla conclusione che la Morrigan debba intendersi come definizione unica della triade formata da queste tre dee, come sintesi divina di tre aspetti della medesima grande regina. Viene descritta come una muta forma che ama assumere in particolar modo la forma di un corvo o di una cornacchia, in particolare la cornacchia grigia, sorvolando campi di battaglia e divorando i cadaveri, o apparendo invece come una vecchia megera che chiama i guerrieri alla morte. Si presenta inoltre come un'anguilla, una mucca bianca dalle orecchie rosse, un lupo grigio rosso o una donna o una gigantesca che lava i panni insanguinati vicino ai campi di battaglia, oltre ad essere in grado di invecchiare o ringiovanire a piacimento. La sua caratteristica di mutaforma la avvicina alla figura del druido come bardo stregone, un ruolo che ella stessa assume in alcune storie, intonando canzoni per portare alla vittoria, praticando la divinazione e prevedendo il futuro. Morrigan è anche legata alla fertilità e alla sessualità e alcune storie le attribuiscono un appetito sessuale insaziabile. Ella sedurrebbe i soldati prima della battaglia e condurrebbe i suoi amanti alla vittoria. Invece dalle terre di Albion ci spostiamo nell'est Europa per trovare una delle figure forse più importanti e conosciute del folklore slavo, ovvero Baba Yaga, strega malvagia della sua tradizione. Nel folklore slavo viene dipinta come un'orchessa che ruba, cucina e mangia le sue vittime, di solito che sono bambini. Custode delle fontane dell'acqua della vita, vive con due o tre sorelle, tutte conosciute come Baba Yaga, in una capanna che gira continuamente sulle zampe degli uccelli. Il suo recinto è sormontato da teschi umani. Baba Yaga può cavalcare attraverso l'aria in un bollitore di ferro o in un mortaio, mentre guida con le tempeste che creano con un pestello. Accompagna spesso la morte nei suoi viaggi, divorando le anime appena liberate. Nei racconti russi impersona una vecchia strega che si sposta volando sul suo mortaio, utilizzando un pestello come timone e che cancella i sentieri nei boschi con una scopa di betulla d'argento. Vive in una capanna sopraelevata che poggia su due zampe di gallina, servita dai suoi servi invisibili.
Il buco della serratura del portello anteriore è costruito da una bocca riempita di denti taglientissimi. Le mura esterne sono fatte di osso umano. In una variante della leggenda, la casa non rivela mai la sua posizione e mai la posizione della porta, finché non viene pronunciata una frase magica. Baba Yaga a volte è indicata come cattiva, ma a volte è anche una preziosa fonte di consigli. Ci sono moltissime storie in cui la si vede aiutare le persone nelle loro ricerche e storie in cui rapisce invece i bambini per mangiarli. Cercare il suo aiuto è solitamente un'azione pericolosa e sono assolutamente necessarie preparazione e purezza di spirito. Non è mai un'ottima idea incontrare Baba Yaga, ma sempre vediamo anche in lei una doppia sfaccettatura. Come vedete, la figura della strega è qualcosa che attraversa lo spazio e il tempo, come abbiamo visto fino ad ora, e soprattutto ci ritroviamo anche a vederla come figura archetipica di numerosissime mitologie, e non solo in Europa, ma anche nelle mitologie asiatiche, ad esempio, nella tradizione cinese, giapponese, indonesiana e anche indiana, ci sono tantissime figure riconducibili o assimilabili a quella della strega. Le streghe del folklore sono spesso presentate come antagonisti dell'eroe nelle fiabe popolari, e ciò poi si riverbera in letteratura. Basti ricordare le figure presenti nel Macbeth di William Shakespeare all'inizio del XVII secolo. Sempre nella letteratura, come nella Celestina, attribuita a Fernando de Rojas, a cavallo tra 4 e 500, la strega è spesso presente come personaggio rilevante e in certi casi quasi come coprotagonista. Pensate solo alla tradizionale fata cattiva, molto più assimilabile ad una strega spinta dalla malvagità, che è ad esempio uno dei personaggi chiave della Bella Addormentata di Charles Perrault. Ma facciamo un balzo e torniamo in Italia e ci accostiamo a Ludovico Ariosto. Siamo nell'Orlando Furioso e ci troviamo di fronte ad Alcina. Ariosto sfrutta l'unica forma di discorso diretto, caratterizzandola da un linguaggio cortese che però camuffa e nasconde l'inganno ed è strumentale ai fini della maga. Il linguaggio di Alcina è ingannevole. Ariosto riproduce nelle ottave in modo simbolico la magia subdola di Alcina. Come non è cristallino e limpido l'agire della maga, così poco trasparente la raffigurazione che ne fa il poeta. La comprensione degli incantesimi non è esplicita, ma si ricava dalla lettura. Nei canti VI e VII è narrata una degradazione progressiva dei paladini, Astolfo e Rinaldo, trasformati in condizioni di vegetale, cioè Astolfo, e in uno di stato quasi attonito, cioè Rinaldo. Alcina attira i cavalieri da cui è attratta, sviandoli dal loro dovere. La sua magia è atta unicamente a soddisfare i propri piaceri. Dopo aver amato gli uomini, li umilia, tramutandoli in alberi, affinché questi non le rovinino la reputazione infamandola. Alcina opera affinché le sue azioni non le si ritorcano contro, a discapito delle altre persone, sue vittime. Nell'ottava 50 infatti si dice: conobbi tardi il suo nobile ingegno, e seppi poi che tratti a simil porto avea mill'altri amanti e a tutti torto. Invece nell'ottava 52, e perché essi non vadan per il mondo di lei narrando la vita lasciva, altre in liquido fonte, alcuni in fiera, come più aggrada a quella fatta altiera, Alcina è egocentrica in fondo, non opera per il bene altrui, come nel caso della maga Melissa, ma agisce solo per compiacere se stessa. Punisce i malcapitati, anche se in realtà non se lo meritano, solo ed esclusivamente perché le conviene in quel momento. Le sue arti servono per ottenere ciò che desidera. È narcisista ed egocentrica, tremendamente astuta ed è dedita alla voluttà, proprio senza preoccuparsi di nessun altro se non di se stessa. Nella Gerusalemme liberata di Tasso, invece, incontriamo una figura decisamente diversa da quella di Alcina. La maga è oggetto di metamorfosi, vittima della sua stessa magia. La donna finirà per prevalere in lei e avrà la meglio sulla maga. La stessa magia sarà messa a servizio dell'amore. In effetti, Armida è presentata fin da subito come una donna, in quanto la sua arte magica si svelerà soltanto più avanti nell'opera. La vicenda di Armida è insieme tragica e patetica, già che su di essa si riversano molte passioni e conflitti che animano lo scrittore.
Con lei si sviluppa il romanzo di un amore femminile e parallelamente ad esso un'analisi psicologica che trova il culmine nella fragilità e nelle condizioni della donna, sulle quali si riverberano le fragilità e le contraddizioni dell'autore stesso, ovvero Tasso. La maga, inviata dal demonio, opera in prima istanza per scopi puramente politici. In altre parole, tenta attraverso le sue arti di seduzione di allontanare i guerrieri crociati dalla propria missione, dissuadendoli dal combattere per far sì che possano avere la meglio i saraceni, che sono la proiezione del male assoluto. Attraverso i canti della Gerusalemme è chiaro però il processo di metamorfosi che la maga, insieme al poema, compie. Armida, in fin dei conti, altro non è che l'incarnazione di quel concetto di meraviglioso dal quale il Tasso convenientemente prende le distanze, ma sa di dover includere nel poema. Insito in lei è inoltre uno degli aspetti fondamentali della sensibilità barocca, annunciando una grande attenzione del Tasso per la molteplicità, l'incostanza e la mutevolezza illusionistica del mondo naturale e dell'animo umano, sempre pericolosamente in bilico tra finzione e realtà. L'aspetto fisico di Armida viene sempre messo in risalto dal Tasso fin da subito. Ella è dotata di un corpo celestiale, nonostante la sua natura demoniaca, e dotata di una sensualità estrema. La bellezza della maga infatti non è frutto di un incantesimo, come invece è per l'Alcina di Ariosto, ma è reale, autentica, e non si presenta come un modello di perfezione assoluta, come bellezza astratta ed immobile, ma è varia, mutevole, vive insieme alle vicende che riguardano la donna, cambia attimo dopo attimo, sorprendendo continuamente l'osservatore, cioè il lettore che siamo noi. La maga fa la sua apparizione nel campo cristiano del canto quarto ed è in grado di suscitare la meraviglia e l'ammirazione tra i crociati. Ammirazione scaturita esclusivamente dalla propria bellezza e naturale seduzione, in quanto, oltre ad essere una maga, è anche una donna. Il rapporto tra natura e artificio, molto caro al poeta, è presente in Armida non perché è una maga, ma perché nelle donne diventa una cosa sola. Lo afferma chiaramente il Tasso nella favola pastorale della Minta, dove afferma direttamente che la natura delle donne ha in sé una componente artificiosa, in quanto, una volta presa coscienza di sé, tende continuamente a perfezionarsi. Armida, in sostanza, possiede tutti i caratteri pertinenti all'incantatrice, accomunata per molti versi all'omerica ninfa Calipso. Ma in Armida, nel canto sesto, si intravede anche la figura della maga Circe. Narcisistica, ammira la propria immagine in un cristallo lucido e netto. Lo specchio, strumento di inganno che moltiplica l'immagine di Armida e la mostra agli occhi del guerriero attraverso un doppio filtro, cioè un gioco tra immagini, tra apparenza e realtà, è sì segno della degradazione di Rinaldo, ma al tempo stesso rimanda alla condizione di fragilità in cui si trova la maga, dal momento che, se da una parte conferma il potente fascino esercitato sull'uomo, dall'altra è un elemento indispensabile per il mantenimento della propria identità di seduttrice. Ci spostiamo nuovamente e andiamo di nuovo in Inghilterra, perché è finalmente arrivata l'ora di parlare di Macbeth di Shakespeare, che ci presenta le Weird Sister, ovvero le tre streghe che hanno pronunciato la celeberrima frase Double double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble, ripresa anche in Harry Potter tra le altre cose, tra le milioni di altre citazioni che sono state fatte a Double double. Sono tre streghe dall'aspetto orribile, addirittura mascoline, con la barba, e che predicono l'ascesa al trono di Macbeth, che lo porterà alla sua corsa sanguinaria. In seguito, però, le loro predizioni lo perseguiteranno e verranno accompagnate dalla predizione di una rovinosa caduta. Macbeth, infatti, è già signore di Glamis, è il titolo che ha ereditato dal padre. Poco dopo l'incontro con le streghe, apprende di essere diventato anche signore di Cawdor, perché il nobile che governa su quelle terre è stato condannato per tradimento e il re ha deciso di assegnarla a Macbeth, come ricompensa per la vittoria in battaglia. L'ultimo appellativo lo sorprende e lo rende pensieroso. Per quale motivo dovrebbe diventare lui il re di Scozia? Dopo che le prime due frasi si sono rivelate vere, però l'uomo comincia a considerare questa aspirazione. Manda notizia dell'incontro con le streghe a sua moglie tramite una lettera. Nell'atto terzo, Macbeth comincia a mostrare i primi segni di insicurezza. Infatti,
Il suo è solo un trionfo apparente, egli teme di perdere il trono a causa delle profezie delle streghe riguardo i discendenti di Banquo. Quindi decide di assassinare lui e il figlio Flynns, il quale riesce però a fuggire. Nel Macbeth, le tre streghe hanno un ruolo fondamentale, anche se decisamente secondario, perché tramite le loro parole contorte prende il via l'intera sanguinosa vicenda. Le tre streghe e le loro profezie alimentano le ambizioni di Macbeth e della moglie. Ai due personaggi perseguono con determinazione e mancanza di scrupoli i loro scopi, anche se poi sono tormentati dal senso di colpa e pagano addirittura con la morte per i crimini che hanno commesso. Ricordiamo anche che in fondo la tragedia si chiama Macbeth e la vera cattiva della storia è l'ambizione stessa, spesso considerata assimilabile alla figura della moglie di Macbeth. Se il marito ha dubbi ed esitazioni, Lady Macbeth incita ogni volta a proseguire, spesso anche rimproverandolo per la sua mancanza di coraggio. Le tre streghe in fondo seminano il dubbio. Le streghe sono infatti coloro che alimentano l'ambizione, ma in fondo ciò che dovremmo considerare è la malvagità intrinseca nell'essere umano, piuttosto che puntare il dito contro streghe, fantasmi e altre creature. Faccio un salto temporale, anche se ci sarebbe da parlare di numerosi altri volumi, però sapete che ho un po' paura della lunghezza che assumerà questo podcast. E quindi passo a Nathaniel Hawthorne, che è un autore che proprio rappresenta la figura della strega, secondo me, in una chiave molto interessante, soprattutto su due volumi. Il primo, che forse è il meno famoso e in realtà è successivo a quello di cui parleremo dopo, è ovviamente la Hepzibah della Casa dei Sette Abbaini. È un personaggio molto poco attraente, affamato di sesso, perverso, che attrae tra le sue grinfie un oggetto nubile di deliziazione pronto alla corruzione, ovvero la giovane donna del paese che è venuta per la prima volta in visita in città. In questo volume, l'isteria di massa e il terrorismo psicologico di Salem assumono trame a volte molto sottili, ma ci sottolinea in maniera molto impeccabile come la figura della strega sia in qualche modo indissolubilmente legato alla libertà sessuale. E Hawthorne aveva già compiuto un'azione molto simile qualche anno prima per La lettera scarlatta, che è celeberrimo, direi. Narra le vicende di un adulterio in una colonia puritana della baia del Massachusetts nel XVII secolo. Hester è infatti una donna che ha preceduto il marito nel Massachusetts e che qui ha avuto una figlia, Pearl, da una relazione illegittima. Hester si rifiuta di rivelare il nome del padre della bambina. Si tratta del reverendo Dimmesdale, un uomo molto rispettato in città, che però si tormenta per quello che ha fatto, considerandosi un ipocrita in quanto predica contro il peccato, ma è lui il primo peccatore. Hester tace per non mettere in cattiva luce l'uomo che ama e decide di far ricadere solo su di sé la colpa. Tuttavia il marito della donna, arrivato in città, si mette a indagare sotto falso nome per trovare l'uomo con cui la moglie lo ha tradito, con lo scopo di vendicarsi. Una ricerca che dura 7 anni e che porta a una tragica conclusione. Siamo nella città di Boston, la vicenda si svolge nel New England, alla fine del Settecento, il prato antistante è occupato da una folla. Tutti gli occhi sono rivolti verso una giovane donna che esce dal carcere, tenendo in braccio una bimba nata da poco. Ciò che più colpisce è però il simbolo cucito sul suo abito all'altezza del petto, una lettera, una A. Eseguita in modo fantasioso e esuberante, sembra risplendere di un misterioso fulgore. Benché il suo significato sia chiaro e univocamente determinato, è l'inizio della parola adulterio, adultery, anche in inglese, la lettera scarlatta sprigiona un'energia enigmatica in cui effetti non sono prevedibili. Che ne sarà di questa donna, Hester Prynne, condannata per una colpa di cui non si conosce il complice in quanto lei si è rifiutata di rivelarlo? È destinata a rimanere il simbolo vivente di un peccato che oggi non consideriamo più tale, ma che in quell'epoca trascinava l'individuo fuori dai normali rapporti con l'umanità, relegandolo in una sfera tutta sua. Un romanzo che è lo specchio di una mentalità puritana dell'epoca e della sua ipocrisia, che mostra come l'incapacità di perdonare sia alla fine distruttiva. Ci spostiamo invece in ambito molto più fantastico,
per riprendere una delle storie che forse è più iconica nel nostro immaginario e che chiaramente non ha nulla a che fare con la sua fonte originale. Infatti mi riferisco alla Strega del Mare di Andersen. La Strega del Mare vende alla sirenetta, innamorata del principe, desiderosa di un'anima e una vita eterna come gli esseri umani, una pozione che le consente di avere le gambe, proprio come gli esseri umani, per un anno, in cambio della sua voce, così le taglia la lingua. Inoltre, camminare sarà come essere trapassata da coltelli e non potrà più tornare ad essere una sirena. Se il principe si innamorerà di lei e la sposerà, la sirenetta otterrà un'anima, rimarrà un'umana e le verrà restituita la voce. Se sposerà un'altra, al sorgere del sole del giorno dopo le nozze, la sirenetta morirà di crepacuore, trasformandosi in schiuma di mare. La Strega del Mare è proprio una creatura introversa e misteriosa, di carattere inquieto, molto astuta e riflessiva. Ha sete di ricchezza, conoscenza e di artefatti rari. Infatti lei fa affari con le creature del mare, con il popolo delle sirene, dei tritoni e persino con gli umani mortali, donando i suoi incantesimi in cambio della cosa più preziosa che i suoi clienti possiedono. Fino ad ora ha collezionato un enorme numero di tesori rari e potenti, che per lei rappresentano la cosa più preziosa che possiede. La Strega del Mare convince la sirenetta grazie alla sua astuzia e giocando con il proprio potere, proprio per rinunciare alla sua unicità per conquistare l'amore disperato. Decisa a voler stare con lui, la sirenetta stringe il patto con la strega, la sua voce e la sua lingua, in cambio di bellissime gambe, sebbene ad ogni passo senta un dolore lancinante e atroce. Tutto per far innamorare di lei il principe. E se così non dovesse andare, se il principe si innamorasse di qualcun altro, lei morirà nel mare diventando schiuma. Ovviamente è proprio così che va. Il principe sposa un'altra, restando però col cuore sempre legato a questa fanciulla sconosciuta che gli aveva salvato la vita. Messa nelle condizioni di sopravvivere, uccidendo però con un pugnale magico il principe e la fidanzata, Ariel, la sirenetta, decide di morire. Si getta nel mare, ma anziché diventare schiuma marina, per la sua bontà, si trasforma in bollicine e sale verso il cielo. In questo caso, di nuovo, la figura della strega riesce a percepire i desideri più estremi e nascosti di un personaggio innocente e ingenuo, ingannandolo e portandolo fino alla morte. E visto che di creature stiamo parlando e già le citavamo prima, le ragazze capre non sono sconosciute a certi scrittori, come ad esempio Victor Hugo. In un passo di Notre-Dame de Paris, il personaggio Gringoire cammina pensieroso dietro ad Esmeralda e nella sua capretta Jali. Nel capitolo degli inconvenienti di seguire una bella donna di sera per le vie, leggiamo che non è forse vero che Esmeralda viene definita più volte strega con spregio. E proprio visto che stiamo parlando di donne capre, streghe legate alla figura caprina, nella raccolta Lavorare stanca di Cesare Pavese possiamo leggere una bellissima poesia ricca di riferimenti alla capra come simbolo di fertilità e all'accoppiamento tra donne e caprone. Ricordo che Pavese è piemontese e il Piemonte è una delle zone dove il folklore legato alla figura della strega è più forte e radicato in Italia. Senza dimenticare però la presenza della luna, anch'essa essenza stessa della femminilità e tema molto caro al caro Cesare. Eccone un passo. Al levare della luna le capre non stanno più chete, ma bisogna raccoglierle e spingerle a casa, altrimenti si drizza il caprone. Saltando nel prato sventra tutte le capre e scompare. Ragazze in calore, dentro i boschi ci vengono sole, di notte, e il caprone, se belano stese nell'erba, le corre a trovare. Ma che spunti la luna, si drizza e le sventra, e le cagne, che abbaiano sotto la luna, è perché hanno sentito il caprone che salta sulle cime dei colli e hanno usato l'odore del sangue. E le bestie si scuotano dentro le stalle. Solamente i cagnacci più forti dan morsi alla corda e qualcuno si libera e corre a seguire il caprone, che li spruzza ubriaca di un sangue più rosso del fuoco, e poi ballano tutti tenendosi ritti ululando alla luna. E visto che siamo già arrivati al Novecento con un balzo proprio felino, direi che è ora di parlare anche di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Sotto il regime fascista, negli anni 35-36, lo scrittore fu condannato ad un confino a causa della sua attività antifascista e quindi dovette trascorrere un lungo periodo in Basilicata, dove ebbe modo di conoscere la realtà di quelle terre.
Carlo Levi arriva nella sperduta Basilicata con una precisa immagine del mezzogiorno, dettata dalla propria formazione e dall'ottica borghese. Il Sud è un mondo incapace di emanciparsi, strutturalmente arretrato sul piano storico e socio-economico. Una volta arrivato al confino, si scontra e confronta con la realtà dei fatti. I 2 anni ad Aliano permettono a Carlo Levi di maturare un paese molto diverso, non solo sul sud, ma sulla condizione esistenziale dell'intellettuale e dell'artista, soprattutto per quanto riguarda il valore della testimonianza. Fra le persone che conosce, salta all'occhio la domestica Giulia, una delle tante streghe di Gagliano, ovvero una di quelle donne che avevano avuto molti figli, ma da uomini diversi, e che praticavano delle specie di riti magici. Alta e formosa, con un vitino sottile come quelle di un'anfora, tra il petto e i fianchi robusti, doveva aver avuto nella sua gioventù una specie di barbara e solenne bellezza. Il viso era ormai rugoso per gli anni e giallo per la malaria. Sul grande corpo imponente, dritto e spirante una forza animalesca, si ergeva coperto da un velo una testa piccola dall'ovalo allungato. La fronte era alta e dritta, mezza coperta da una ciocca di capelli nerissimi e unti. Gli occhi a mandorla, neri e opachi, avevano il bianco venato di azzurro e di bruno, come quelli dei cani. Il naso era lungo e sottile, un po' arcuato. La bocca larga, dalle labbra sottili e pallide, e con una piega amara. Si apriva per un riso cattivo a mostrare 2 file di denti bianchissimi, potenti come quelli di un lupo. Giulia aveva avuto 17 gravidanze da 15 uomini diversi, compreso il parroco, e per questo, nel paesino di Aliano, veniva indicata come la Sant'Arcangelese, appellativo cui veniva dato un significato negativo. Lei era l'aliena, quella che era venuta da un altro posto a portare il germe del male. Lei era la strega, quella che volava sulla scopa. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. L'altro, il diverso, è sempre quello che porta al male. Invece, facendo un salto di nuovo oltreoceano, più o meno nel periodo successivo, non è possibile non citare Arthur Miller, dove vediamo la strega nel dramma teatrale Il Crogiolo. Basato su personaggi storici ed eventi reali, il dramma di Miller è un ritratto bruciante di una comunità inghiottita dall'isteria. Nella rigida teocrazia di Salem, le voci secondo le quali le donne praticano la stregoneria galvanizzano le paure e i sospetti più basilari della città. Quando una giovane ragazza accusa Elizabeth Proctor di essere una strega, i leader della chiesa ipocrita e i cittadini insistono sul fatto che Elisabetta venga processata. La spietatezza dei pubblici ministeri e l'entusiasmo del prossimo a testimoniare contro il prossimo illuminano brillantemente il potere distruttivo della violenza socialmente sanzionata. Miller criticò indirettamente le audizioni di McCarthy, descrivendone l'atmosfera generale di paranoia e persecuzione che le accompagnava, usando come simbolo proprio le streghe e il periodo delle persecuzioni di Salem. Da quel momento il maccartismo indicò le persecuzioni dei sospettati di essere comunisti e divenne un simbolo di un periodo di accuse di mancato rispetto delle libertà civili. Ci troviamo infatti in un periodo storico dove il maccartismo diffonde la paura del comunismo dilagante in America e quindi i processi un po' sommari, proprio come erano stati quelli di Salem qualche secolo prima, sembrano essere tornati e quindi la paura, il sospetto, l'isteria di massa, la paranoia diventano tematiche collettive che Miller raccoglie e descrive in questo romanzo. Nel 1966 invece viene pubblicato Il maestro e Margherita di Bulgakov. Margherita è una giovane donna intrappolata in un matrimonio senza amore e delusa per una storia con il maestro. Stringe un patto con Satana, diventando così una strega. A Margherita, l'amante del maestro, che da molto tempo non ha più sue notizie, accetta per amore di accompagnarlo al sabba. Si tramuta in una strega per una notte, si vendica di tutti coloro che hanno perseguitato lei e il maestro, fa da tramite con il diavolo nel momento dell'incontro finale. Così, al maestro e a Margherita è finalmente concessa la pace eterna. Non saranno più perseguitati e vivranno come hanno sempre sognato. Non prima però che il maestro, in un finale vorticoso in cui le 2 linee narrative si incontrano, abbia liberato Pilato dai suoi tormenti. Di nuovo ci troviamo di fronte a delle figure che hanno molto a che fare con la sessualità femminile, hanno molto a che fare con la libertà di scelta, la libertà sessuale.
Nel nome della rosa, invece, Eco scrive una storia completamente maschile, dove il cast di personaggio è interamente maschile, ad eccezione dell'unica donna presente, che guarda caso è una strega. Non a caso, il suo ruolo di una figura selvaggia e desiderata racchiude in sé la tentazione stessa. Infatti, è la tentatrice da bruciare al rogo proprio perché ha sedotto il novizio e l'ha condotto all'amplesso. Lo scopo non è però richiamare la visione dell'autore stesso, ma le contraddizioni della controriforma e delle sue pratiche. Se da un lato è impossibile non desiderarla, dall'altro la si vuole bruciare a rogo come colpevole della tentazione dell'uomo. Un duplice aspetto che gioca sempre sui temi di demonizzazione e di malvagità e il desiderio, l'attrazione che si prova verso questa figura. E poi arriviamo più o meno agli anni 80 e 90, perché secondo me ci sono una serie di racconti di narrativa generale che sono molto interessanti. Il primo è forse Le streghe di Eastwick, che prima era anche un romanzo di Updike, e dove vediamo proprio che le streghe usano i propri poteri contro gli altri senza avere sensi di colpa. Nessuno dei protagonisti è tanto simpatico, innocente, accomodante come invece si vede nel film. Però la scrittura di Updike può essere definita effervescente e privilegia i temi del sesso, della descrizione della provincia americana e dell'imprevedibilità femminile, senza però darne una connotazione prevalentemente negativa, ma puntando piuttosto alla libertà di scelta e al fatto che chiunque può essere una persona pessima o una persona meravigliosa indipendentemente dal proprio sesso, ovvero amori e incantesimi. La visione delle streghe che ci restituisce questo libro è soprattutto quella della sorellanza, del rapporto umano e del rapporto familiare molto forte che noi ritroviamo nella storia delle sorelle Owens. I caratteri che troviamo all'interno del libro, ma anche all'interno del film, sono molto diversi tra di loro e molto forti, e innescano una catena catastrofica che poi porterà allo svolgimento di tutti gli avvenimenti del romanzo. Però la magia viene presentata in questo caso come qualcosa che è intorno a noi e che bisogna solo cogliere. E nessuno dice che la famiglia abbia realmente dei poteri magici, ma nessuno lo nega. Dove abitano, tutti un po' le ripudiano perché sospettano di loro e hanno un po' paura di loro e sono comunque permeati dal pregiudizio. Però tutti li cercano, è così da secoli e sempre così continuerà. È un po' questo il sentimento che si è sempre avuto verso le streghe. Da un lato le si disprezza, si ha paura perché non fa bene avere a che fare con le streghe, però dall'altro si è affascinati e si ha bisogno dei loro poteri magici. Nel 1990 Sebastiano Vassalli vince il premio Strega parlando di una strega, ovvero la chimera. È la storia di dura e crudele di Antonia, accusata di stregoneria e per questo torturata e bruciata viva dall'Inquisizione. La vicenda è ambientata nel 600 in un piccolo borgo novarese di nome Zardino. Antonia è la vittima della cattiveria, dell'odio, della superstizione e dell'invidia della gente. L'unico momento di vera pietà che vediamo all'interno del libro è quello in cui il boia, prima dell'esecuzione, avvelena la protagonista per evitarle di morire tra indicibili sofferenze. Un romanzo storico che accosta ricerche storiche accurate ad una trama che rimanda ad alcuni temi molto attuali, come l'invidia, la violenza, la superstizione. Si snoda e arde vivido, pagina dopo pagina, come il rogo che inghiotte per sempre la bella e sfortunata Antonia. E direi che finalmente è arrivato anche il momento, passiamo al fantasy e i libri per ragazzi. È il genere che più amo, come penso sappiate, penso l'abbiate capito stando su questo canale, però penso sia importante anche ripercorrere una serie di flussi. Partirei dai libri per ragazzi che hanno segnato diverse generazioni. Il primo, penso il più iconico forse, non può che essere Il meraviglioso mago di Oz di Frank Baum. Nel romanzo noi conosciamo numerosissime streghe. Nel magico mondo di Oz esistono streghe per ogni punto cardinale che hanno ruoli e personalità molto diverse. La strega buona del nord dona a Dorothy le scarpette magiche della strega dell'est. Glinda è uno dei personaggi del romanzo, vive nella terra del sud. Ma la più iconica rimane Elphaba. La strega dell'ovest, ovviamente malvagia, del mondo di Oz, ha dato via all'immaginario forse più classico che abbiamo della strega.
È verde, imbruttita, gobba, dai lineamenti pronunciati e arcigni, e anche se non è stata un'antagonista difficile da battere, è comunque riuscita ad incutere timore e a terrorizzare tutta Oz. E come non parlare delle streghe di Roald Dahl? E in questo volume ci viene spiegato il piano più sinistro delle streghe di tutti i tempi: comprare negozi di caramelle con cui attirare bambini in modo che possano essere trasformati in topi e alla fine uccisi. Spietata, assettata di sangue e creativa, la strega suprema è all'altezza del suo titolo. Le streghe sono pratiche in questo libro. Sono finiti i grandi cappelli a punta nera e il trasporto sulla scopa. Invece si nascondono in Bella Vista, proprio come noi, e si mantengono con lavori rispettabili. Sono anche imprenditrici e hanno un piano infallibile per trasformare tutti i bambini inglesi, e hanno un piano infallibile e sono già al lavoro per preparare dolci cucinati da loro. Ci sono alcune cose importanti che dovete sapere sul loro conto. Perciò aprite bene le orecchie e cercate di non dimenticare quel che vi dirò. Le vere streghe sembrano donne qualunque, vivono in case qualunque, indossano abiti qualunque e fanno mestieri qualunque. Per questo è così difficile scoprirle. La vera strega odia i bambini di un odio così feroce, furibondo, forsennato e furioso, da non poterselo immaginare. E infatti passa tutto il tempo ad escogitare nuovi modi per sbarazzarsi di loro. Il suo più grande divertimento è farli fuori ad uno. Non pensa ad altro dalla mattina alla sera. Che faccia la cassiera in un supermercato o la segretaria in un ufficio, oppure che guidi un'automobile di lusso, la sua mente continua instancabile a inventare, rimuginare, tramare e progettare, elaborare piani sanguinosi. Insomma, Roald Dahl ci ha avvertito e ci ha anche dato, insieme a quello che andremo a vedere in questo momento, qualche istruzione su come riconoscerle. Una delle scrittrici italiane che penso mi abbia formato di più e che spero che qualsiasi bambino possa leggere nella propria vita è Bianca Pizzorno. E in Streghetta Mia seguiamo la piccola Emilia, che è l'ultimogenita di una famiglia che ha sempre avuto solo femmine e che ora ha 14 anni e nessuno riesce più a contenerla. La piccola Emilia infatti inizia a sviluppare tutte le caratteristiche fuori dal comune che di solito contraddistinguono una strega. Ha una fiammante chioma rossa e si sa che tutte le streghe hanno i capelli rossi. Galleggia nell'acqua del bagnetto, gli specchi non riescono a riflettere la sua immagine e si solleva in volo ogni volta che cavalca una scopa. E soprattutto riesce a conquistare l'affetto di tutti gli animali di casa, che sono un po' i suoi famigli. Infatti il gatto nero Mefisto odia tutti tranne Emilia. E il pappagallo Zitto, che in realtà non parla mai con nessuno, inizia a parlare solo con Emilia e a chiamarla addirittura padrona. E ci troviamo anche ad avere a che fare con Asdrubale, che ha deciso che, insomma, sposerà una strega, però bisogna vedere se Emilia è d'accordo, insomma. Invece una delle figure che forse sono più conosciute dal punto di vista del fantasy, invece, fa parte proprio delle cronache di Narnia, ovvero la strega bianca. Conosciuta come Jadis, la White Witch è uno dei personaggi di C.S. Lewis, contenuto proprio in The Lion, The Witch and The Wardrobe. Con gli echi derivanti dalla figura di Eva, la strega bianca mangia il frutto della vita eterna e ottiene l'immortalità e la sua colorazione immacolata. Jadis era responsabile della trasformazione di un intero mondo in un inverno perpetuo. È anche una strega che non si tirerà mai indietro. Leader di una brutale ribellione contro sua sorella, ha scelto di distruggere tutta la vita del suo regno di Chorn piuttosto che ammettere la sconfitta. Anche se alta poco più di 1,5 metri, domina incontrastata ed è abbastanza forte da spezzare il ferro con le sole mani nude. Molto diversa invece è la visione che ha Pullman in queste oscure materie. La classica trilogia di Pullman è popolata da personaggi brillanti, tra cui Serafina Peccala. Nella versione della realtà di Pullman, che inizia con la bussola d'oro, è la regina delle streghe del lago Enara, al nord del mondo parallelo, e Kaisa è il suo daimon e ha la forma di un'oca. Serafina incarna principalmente la figura dell'etterea e indistruttibile, regina di questo clan norvegese in possesso di una bellezza sbalorditiva. Serafina sembra sempre in giovane età, anche se in realtà ha più di un centinaio di anni.
La durata della sua vita potrebbe addirittura protrarsi per secoli. Sente il freddo, ma sapendo che non può farle male, semplicemente non gli permette di infastidirla, preferendo di tenere il meno possibile tra di lei e le vibrazioni del mondo naturale. Crede che il destino la governi, ma rimane impegnata a vivere con i principi di una persona di libero arbitrio. E anche se la sua vita sopravviverà di gran lunga a quella di qualsiasi uomo, si è innamorata e ha avuto un figlio con un umano, nonostante il dolore che le avrebbe causato vederlo invecchiare e morire, proprio mentre era ancora giovane. È una figura enigmatica, ma la sua forza e integrità risplendono chiaramente. E non credo sia possibile parlare di streghe senza nominare almeno due grandissime autrici. La prima, che mi è molto cara, è Anne Rice, e ne conosciamo diversi nelle sue opere. Nelle Cronache dei Vampiri conosciamo Maret, che viene creata come vampiro dalla sorella gemella Mekare, per sfuggire alla malvagia regina Kasha, cioè la regina dei dannati, che a sua volta è la prima vampira della loro stirpe. Perciò fa parte dei figli del Millenni, la stirpe più antica e potente di vampiri. Prima di diventare un vampiro, entrambe le gemelle erano streghe, in grado di vedere e comandare gli spiriti. Akasha le accusa di stregoneria e fa strappare gli occhi a Maret e la lingua a Mekare. Dopo essere divenute vampire, però vengono catturate e separate. Si ritroveranno insieme quasi 6.000 anni dopo, in occasione del risveglio di Akasha. Entrambe hanno i capelli rossi e gli occhi verdi. Per riuscire a vedere Maret è costretta a rubare gli occhi delle sue vite umane, che però non durano a lungo, finché uno dei suoi discendenti oscuri, Thorin, non le fa dono dei suoi occhi vampireschi. Nel libro La regina dei dannati è Mekare a uccidere la malvagia Kasha, regina dei dannati, staccandole la testa e mangiandone il suo cuore e il suo cervello per impedire la morte di tutti i vampiri esistenti, diventando così lei stessa la nuova regina dei dannati. E come non parlare di streghe legate ad Anne Rice senza nominare The Witching Hour, ovvero l'ora della strega. Il suo ciclo delle streghe di Mayfair, che richiama anche spesso il legame tra elementi magici, e la città di New Orleans, che è anche una saga familiare. La famiglia Mayfair, infatti, è un'antica famiglia del sud, che viene descritta come potentissima, ricca, antica come il diavolo, incestuosa e molto pericolosa. Ci troviamo quindi alle prese con una strega, o meglio una famiglia di streghe, che ha molto a che fare con l'aspetto inquietante ed è indissolubilmente legata ad uno spirito maligno. Seguiamo la storia della dottoressa Rowan Mayfair, che si innamora di Michael Curry, un architetto che non sa nulla del suo passato. Eppure i due si innamorano dopo che lei lo salva dall'annegamento e decide di tornare a New Orleans. Lei lo segue per conoscere i segreti del suo passato. Michael viene raggiunto da Aaron, uno psichico membro del Talamasca che sta studiando proprio la famiglia Mayfair da tantissimi anni. Gli racconta una storia raccapricciante, colma di assassini, incesti e tradimenti, anche se moltissimi punti rimangono in sospeso. Nonostante tutto, però, Rowan e Michael si sposano e l'eredità dei Mayfair ricade sulle spalle di Rowan. Insieme a questo, ovviamente, c'è un demone che segnerà in maniera molto, molto cruenta il loro destino. Ci troviamo quindi alle prese con una strega, o meglio una famiglia di streghe, che ha molto a che fare con l'aspetto più inquietante della sua figura, che è indissolubilmente legata ad uno spirito maligno e che ha moltissimo a che fare con il rapporto con il diavolo. Non si può parlare di streghe senza parlare di Marion Zimmer Bradley e della figura di Morgana. Il ciclo di Avalon di Marion Zimmer Bradley narra, anzi, reinterpreta in una cornice fantasy il tema delle guerre tra Celti e Romani che ha portato alle ben note vicende arturiane. Le protagoniste del ciclo di Avalon sono sacerdotesse dedite al culto della Dea Madre e dotate di poteri magici. Sono una sorta di stregante littera. Il ruolo di vera e propria incantatrice è affidata a Morgana, nel romanzo nipote di Merlino. Ella è una donna passionale, capace di grandi sacrifici, potente perché conosce la magia ed è consapevole del suo ruolo. Parla Morgana. Ai miei tempi sono stata chiamata in molti modi. Sorella, amante, sacerdotessa, maga, regina. Ora in verità sono una maga e forse verrà un giorno in cui queste cose dovranno essere conosciute. Vi fu un'epoca in cui le porte tra i mondi fluttuavano con le nebbie e si aprivano al volere del viaggiatore.
Di là dal regno del reale si schiudevano allora luoghi segreti e incantati, siti arcani che sfuggivano alle leggi della natura e si sottraevano al dominio del tempo, territori favolosi dove le più strane e ammaglianti creature parlavano lingue oggi sconosciute, avevano gesti, modi e riti oggi indecifrabili, dove nessuna cosa era identica a se stessa, ma poteva maturarsi ogni istante in un'altra. Con l'andar del tempo, però, passare da una parte all'altra si fece sempre più difficile. Reale e immaginario entrarono in netto contrasto, presero a scontrarsi come due opposte visioni del mondo. Spettò allora Morgana, Igraine e Viviana, sacerdotesse, dame del lago e maestre di magie, l'arduo compito di guidare gli ardimentosi eroi nella tavola rotonda per quel territorio inesplorato e seducente, avvolto tra le nebbie e chiamato da sempre Avalon. Nelle nebbie di Avalon la narrazione ruota intorno ad una crisi profonda che sta colpendo la società, soprattutto quella di Avalon. Infatti noi assistiamo proprio alla crisi di Avalon. In questo momento dove sta sopraggiungendo il cristianesimo in Britannia e sta diventando la religione ufficiale. Morgana rappresenta la strega che ha un legame più diretto e più forte proprio con Avalon, tanto che lei ne diventerà la sacerdotessa. Il legame con Avalon si può tradurre tranquillamente in un legame con la terra stesso, che segue il ciclo della natura ed è imprescindibile da ciò che è il volere della Sacra Madre, della Sacra Dea. Insomma, Morgana è una donna che si è votata al sacrificio, una donna che ha rinunciato a tutto per essere la madre, per essere la grande sacerdotessa e ha sacrificato tutto per la stessa dea. È una donna della quale vediamo tantissimi aspetti, dall'insicurezza al dolore, ma anche alla forza e alla sua autorevolezza. E si contrappone chiaramente a Ginevra, che è una figura molto diversa da lei, che ha abbracciato il cristianesimo e ne supporta la diversa visione che si ha del mondo e della figura della donna. Infatti, se da un lato Morgana rappresenta una società che è quella di Avalon, dove addirittura le donne sono le sacerdotesse universali e le donne soprattutto hanno lo stesso trattamento degli uomini, hanno una parità vera e propria in questa società, combattono allo stesso modo, possono effettuare rituali, possono diventare guide, quindi avere in mano sia la parte del culto che la parte politica. Invece il cristianesimo e la visione che si ha della figura della donna, che viene rappresentato da Ginevra ma che viene portato proprio dai preti, così vengono chiamati all'interno del volume, non abbiatecela con me, invece vede una donna molto più sottomessa e devota al marito o devota al padre e quindi che non ha un vero e proprio ruolo personale nella società. Questa profonda crisi e quindi l'abbandono del culto tradizionale da parte della popolazione, che man mano viene evangelizzata e sempre di più abbandona il culto pagano tradizionale, si vede con questo rapporto che invece si ha con Avalon. Le nebbie di Avalon diventano sempre più fitte e rendono sempre più invisibile l'accesso a questo mondo. Morgana infatti è una figura in crisi, è una figura che chiaramente soffre in questo periodo. Insieme a Morgana e Ginevra però ci sono tantissime donne che hanno un rapporto molto diverso con Avalon e che chiaramente hanno un rapporto molto complesso nei confronti di Avalon. Abbiamo ad esempio Igraine, abbiamo ad esempio Morgose, insomma le donne sono tantissime e se il culto tradizionale della dea che avviene tramite una serie di rituali e di doni alla terra che vengono fatti direttamente sta man mano scomparendo, così scompare anche proprio il terreno di Avalon e verrà solo ripreso quando ci sarà un vero e proprio culto vivo e attivo, cioè meno si crede più il territorio scompare. È una metafora molto bella e molto forte all'interno del romanzo. Morgana, come tutte queste donne, hanno in comune tantissime cose. Hanno la capacità di essere incantatrici e tessitrici di illusioni, di essere donne che scelgono di autodeterminarsi e che figurano come sacerdotesse, nel suo caso, quindi a capo della società nella quale si inseriscono. Oppure cambiano totalmente ruolo e si asserviscono invece al genere maschile. Sono però numerosissime le serie molto famose nel genere fantasy dove le streghe la fanno da padrone o comunque sono dei personaggi chiave, come ad esempio pensando a Terry Pratchett e al mondo disco non si può non avere in mente Nonina Weatherwax e Tata Hogg, come ovviamente Tiffany Haching e Mystique.
Se invece parliamo di Terry Brooks e del ciclo di Shannara, vengono in mente Brienne, Omsford, Morag e Malrenrock. E poi nella Spada della Verità, anche se la strega ha una figura abbastanza diversa rispetto alle due precedenti, nella Spada della Verità di Terry Goodking non si può non citare Verna Soventrin e Shota, che insomma fanno parte di tutto questo corollario. E invece nella serie per ragazzi di Artemis Fowl, Opal Cowboy è l'acerrima nemica di tutta la serie, l'antagonista che noi troviamo all'interno della narrazione. Nelle cronache del mondo emerso di Licia Troisi invece troviamo Soana, che non è un personaggio estremamente rilevante, però è presente, e comunque in tutte queste serie la figura della strega si va a inserire quasi automaticamente, sembra quasi imprescindibile. Mi sono tenuta per ultimo ovviamente una delle mie serie preferite, che penso sia scontato inserire qua, ma penso che abbia portato un grosso cambiamento anche alla rappresentazione del mondo delle streghe e di questa figura, ovvero di J.K. Rowling. Nella serie di Harry Potter streghe e maghi vengono comparati, non hanno differenze, nessuno è più potente di altri, insomma uomo e donna hanno un trattamento molto più paritario, e noi ne conosciamo tantissime all'interno della saga di streghe, che secondo me rappresentano tutti aspetti diversi dell'animo della donna. In primis, ovviamente, non è possibile non parlare di Harry Potter e non citare Hermione. Hermione, che io dico Hermione, quindi ogni tanto salterà fuori, è una figura incredibile. Rappresenta una ragazza che ha davvero segnato generazioni. È la ragazza con tantissime debolezze da un lato, perché non ha grandissime capacità di relazione, però che impara e anzi diventa la figura chiave di tutto il romanzo. Senza Hermione non è scontato dire che almeno i primi tre libri non avrebbero avuto nessuna trama, perché Hermione è l'unica che riesce a salvare la situazione. Hermione è una persona estremamente coraggiosa, anche se non sa di esserlo, perché pensa che il suo coraggio derivi dalla sua grandissima cultura e voglia di approfondire gli argomenti. È una persona estremamente studiosa, molto molto convinta che nei libri troverà tutte le risposte, quando in realtà i libri le danno solo gli strumenti per poter trovare il coraggio dentro di lei. Hermione scopre all'interno dei primi tre volumi soprattutto che può diventare una spalla estremamente preziosa, perché è davvero una figura che secondo me ha segnato generazioni di ragazze. È una figura che ha segnato davvero un'epoca e ha fornito anche a tantissime ragazze un modello molto diverso da quelli che si avevano avuto fino a quel momento. Hermione infatti rappresenta la strega che studia, la strega che si impegna, la strega che non si tira indietro, perché pur avendo questo aspetto, lasciatemi passare il termine, più nerd, più secchiona, però riesce comunque a non risultare mai debole, non riesce mai a risultare solo la macchietta di se stessa, cioè la grande studiosa. Lei lo è ed ha una cultura sempre più approfondita, e anzi lei ama una passione per la cultura molto molto ampia, però allo stesso tempo è una persona estremamente coraggiosa. E sono numerose le streghe all'interno di Harry Potter. Sicuramente c'è Ginny Weasley, c'è Molly Weasley, che è un'altra figura che secondo me non possiamo dimenticarci. È, oltre che strega, è anche madre, ed è una madre che riesce a tenere a bada un branco di scalmanati, e quindi anche per questo ci sarebbero tantissime lodi da tesserle. Dopodiché c'è Tonks, che è un'altra figura molto importante all'interno del libro. Tonks viene da una famiglia dove la madre è stata ripudiata dalla sua famiglia d'origine, in quanto faceva parte della famiglia Black, e non hanno gradito il suo abbassarsi a sposare un bambano, e quindi ha un trauma, diciamo, familiare abbastanza profondo, ma che in realtà lei riesce, grazie al suo umorismo, a rendere molto leggero, soprattutto anche perché Tonks ha un'ennesima caratteristica che è molto rara nel mondo dei maghi, ovvero l'essere un metamorfo magus. Lei riesce a trasformarsi a piacimento o per necessità, e anche questo rende secondo me il suo personaggio straziante nelle scene finali, proprio perché ha sempre
assunto un po' la chiave della spalla comica, non sempre, però insomma abbiamo visto sia luce che ombre del suo personaggio e quando ci abbandonano alla fine siamo parecchio straziati, chiaramente. E penso che poi bisogna nominare Luna. Luna è il personaggio, la strega fuori dalle righe, che ci piace pensare che siano diventate un po' le fricchettone del XX secolo e del XXI secolo. Le streghe è un po' l'immaginario che ricorda Stevie Nicks e tutto quel mondo gitano, quel mondo un po' sopra le righe, quel mondo vaporoso, quel mondo che secondo me ha una componente molto eccentrica che chiaramente ci conquista tutti. E poi come ultima figura della quale vorrei parlarvi, ci tenevo ad esplorare Minerva McGranit, che è il mio personaggio preferito all'interno del mondo di Harry Potter. Minerva McGranit da un lato rappresenta tantissime caratteristiche che sono più tradizionali della strega, è una strega molto potente che ha grandissime capacità, ma non è l'unica cosa che la contraddistingue. Viene per tutta la serie concepita come una persona molto autoritaria anche, alla quale tutti si rivolgono se sono in una situazione molto pericolosa, se sono nei guai, perché è un'ottima alternativa a Silente. Infatti Minerva McGranit diventa lo specchio di ciò che Silente non può fare e dove Silente non è accessibile, la McGranit invece lo è. È una strega che però si dimostra davvero incredibile, non solo per il suo potere, ma soprattutto per le sue capacità organizzative e per la sua tempra, che è data da un'etica davvero granitica, da un'etica molto forte che la sostiene e che le fa davvero, lei è la serva dello Stato, come noi dovremmo concepire secondo me tantissimo chiunque si occupi di politica. Lei ha sacrificato la sua vita per il bene di Hogwarts ed è dedita alla causa, e questo secondo me è il valore più alto che noi troviamo in Minerva McGranit. Minerva McGranit è colei che coordina e gestisce la battaglia di Hogwarts in maniera pratica, perché se anche c'è tutto l'ordine della Fenice, o almeno chi è rimasto, e tanti altri personaggi che saranno sicuramente importanti, Minerva McGranit è colei che riesce a mantenere la calma, tenere d'occhio la situazione, riuscire a gestirla e a salvare più persone possibili. È un personaggio che nella sua figura di strega racchiude sicuramente un immaginario molto più classico, è un personaggio austero, che racchiude in sé echi vettoriani, un certo tipo di impostazione molto più rigida, molto più integerrima. Però dall'altro lato riesce sempre a non mancare mai di un grande umorismo e soprattutto si dimostra sempre molto forte e importante all'interno della narrazione, ed è per questo che secondo me è uno dei personaggi più riusciti di J.K. Rowling e che diventa sempre chiave all'interno del mondo di Hogwarts e non solo. Niente, io direi che oggi sono arrivata alla fine, spero che questa puntata vi sia piaciuta tanto quanto la prima e che sia comunque stato un percorso interessante. È difficilissimo riuscire a racchiudere in un podcast tutta la letteratura che parla di streghe senza approfondirle nemmeno un minimo, però volevo anche in questo caso riuscire a fare un percorso che riuscisse a sorvolare tantissimi aspetti e tantissime rappresentazioni, non solo del mondo fantasy, ma anche della tradizione classica e come si è sviluppato nel corso dei secoli. Insomma, io spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e sia risultata interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Direi che per questo momento il podcast dedicato alla figura della strega si conclude qua, a meno che non mi venga in mente qualcos'altro, e tutto è possibile, lasciamo aperto ogni possibilità. E io vi ringrazio davvero tanto per il sostegno, perché ho lavorato tantissimo a questi video e ci tengo particolarmente a ringraziarvi, perché senza di voi davvero non so se sarebbe valsa la pena di tutto questo lavoro. E vi ringrazio davvero molto per l'accoglienza del primo video e spero anche di questo secondo. Se avete piacere di lasciarmi un commento e raccontarmi cosa ne pensate, mi farebbe davvero tanto piacere. Io vi ringrazio come sempre e vi invito un po' a seguire ovviamente il canale, dove continueranno sicuramente i miei video soliti, ma arriveranno altri podcast, perché la serie mi sta piacendo, insomma, e quindi ci sto prendendo gusto, magari su altre figure, su altre tematiche. Intanto vi ringrazio tantissimo e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!